Buongiorno a tutti, oggi pillola di diritto, parliamo della sentenza 14-2023 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale, il TAR Friuli Venezia Giulia. Il caso è quello del ricercatore dell'università sospeso e a cui poi è stato restituito lo stipendio. Innanzitutto il motivo per cui si è andati di fronte al Tribunale Amministrativo e non al Tribunale Ordinario è perché per ricercatori universitari, professori universitari, magistrati e forze dell'ordine le controversie di lavoro vengono decise dal Tribunale Amministrativo. Questo perché sono dei dipendenti pubblici che hanno un rapporto cosiddetto di pubblico impiego non privatizzato e questo dunque a differenza dei docenti, dei professori delle scuole. Ritornando al caso, il ricercatore aveva prodotto all'università un certificato di differimento in attesa di differimento della vaccinazione in attesa di svolgere alcune visite allergologiche e aveva prodotto anche la prenotazione delle visite allergologiche. L'università sostiene che questo certificato non sia idoneo e in particolare sostiene uno che non era stato esplicitato che il medico certificatore fosse il medico di medicina generale del ricorrente, inoltre che non vi fosse la data di fine validità dell'esenzione ed infine che non era stata evidenziata la correlazione tra la diagnosi e la pericolosità della vaccinazione. Interviene a questo punto il Tribunale. Il Tribunale sostiene che l'università non abbia condotto un'istruttoria valida, cioè che non ha fatto delle buone indagini e che il suo comportamento non sia stato improntato, dice, ai principi di collaborazione e buona fede. Nella sostanza gli dice, prima di sospendere una persona sarà meglio che ti informi bene. E risponde punto su punto all'università. Dice, uno, per quanto riguarda il dato temporale, quello lo potevi tranquillamente ricavare dalla prenotazione che il ricercatore ti aveva prodotto. Quindi se il ricercatore avrebbe dovuto avere una visita il primo di luglio, probabilmente la certificazione scadeva il primo di luglio. Per il secondo punto, il medico di medicina generale non era il medico certificatore non era il suo medico di medicina generale, il tribunale gli dice avresti dovuto informarti. Siccome è un'informazione che è in possesso di un'altra pubblica amministrazione, avresti dovuto chiederlo all'ASL, che sarebbe l'altra amministrazione. Ed infine, per quanto riguarda il terzo punto, il Tribunale sostiene che da nessuna parte, nessuna circolare o norma, vi è scritto che il certificato deve contenere la diagnosi, cioè il medico non deve dire perché il soggetto non si vaccina, deve semplicemente dire che il soggetto non si vaccina. E poi eventualmente si impugnerà il certificato in una qualche maniera, ma l'università non poteva chiedere ulteriori motivazioni. Per tutti questi motivi il tribunale ritiene colpevole l'università e fa restituire gli stipendi al ricercatore, esclusivamente gli stipendi e non anche il risarcimento del danno. Il ricercatore chiedeva il risarcimento del danno, ma il tribunale sostiene che il danno non è stato provato e dunque non glielo concede. Prossimo appuntamento con la prossima pillola di diritto.